Renato Mambor racconta il suo aeroplano azzurro, un incontro d'eccezione alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma che rientra nell'iniziativa L'Artista, l'Opera, il Museo. Le opere degli artisti della galleria riproposte al pubblico in chiave più dinamica alla presenza dei loro autori. C'è un incontro di fronte all'opera scelta in collezione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna che viene, come dire, raccontata in qualche modo, o comunque viene raccontato quello che c'è alla base della nascita di quest'opera, alla presenza però dell'artista, quindi dell'autore che l'ha realizzata. Quindi diciamo è una delle iniziative forse da questo punto di vista più interessante per ravvivare anche un po' il contemporaneo che nel nostro paese, insomma, sappiamo ha a volte delle difficoltà di comprensione. L'autore che parla del suo lavoro, dunque, della ricerca che l'ha motivato, in questo caso Renato Mambor. Renato Mambor è uno dei protagonisti della sperimentazione che a Roma si è contraddistinta per un cambiamento totale di quelli che erano i postulati di una certa pittura, soprattutto informale, che alla fine degli anni 50, ai primi degli anni 60, per poi accogliere tutti gli anni 60, ha prodotto veramente una rivoluzione visiva e culturale, proprio perché Roma è diventata il centro di un incontro anche tra varie discipline. È stato proprio l'artista a raccontare al pubblico presente il significato della sua opera Aeroplano Azzurro accanto alla curatrice Barbara Martuscello. Questo è un quadro che fa parte della serie dei ricalchi. Sono immagini proiettate e dipinte in maniera molto artigianale. Mettevo proprio il quadro in superficie e poi lo dipingevo, no? Cioè, per evitare proprio questa emozione del dipingere, no? E poi vedi dietro c'è una specie di pavimentazione, però non è il suo hangar, no? È un posto diverso, no? E quindi c'è questo contrasto fra l'immagine e l'ambiente, e questo problema dell'immagine e l'ambiente è un tema che porto avanti da tanto tempo. La cosa interessante è che non sono raffigurazioni, diciamo, della realtà presa così com'è. Se voi vedete, questa immagine è assolutamente scarnificata, essenzializzata. Richiama un pochino le immagini dei rebus. Ecco, a Renato Mambor quello che interessava allora e soprattutto quello che interessava la sua intera ricerca di quegli anni sperimentali era fare una riflessione sul valore iconico ma anche linguistico dell'immagine. O meglio, quello che gli interessava era realizzare una specie di vocabolario iconico. Un'opera importante dunque e pionieristica che racchiude già in sé gli elementi e i temi dei lavori futuri. Questo è un quadro che ho fatto nel 65, ma che già c'erano le premesse tematiche di tutto il lavoro che ho fatto in futuro. L'osservatore, la cosa osservata, tra l'uomo e l'ambiente, cioè, tra il doppio, no? Tra il fatto che noi siamo assolutamente non separati l'uno dall'altro, questa coesistenza del tutto, cioè tutti questi temi più filosofici, più concettuali possono avere origine da questo quadro qua.